Antonio Conte era perfetto per ricostruire questa Juventus da zero. Attenzione. A gamba tesa è un gioco di ruolo dove ogni giocatore dovrà prendere delle posizioni estreme sulla questione dettata dalla community. I giocatori potrebbero dire anche cose che non pensano. Quello che succede a gamba tesa rimane a gamba tesa. Se hai piacere, lascia un like e scrivi chi secondo te avrebbe dovuto vincere. Buona visione! A gamba tesa di Leonardo L, a questa Juve sarebbe servito più Conte di Allegri. Fattuale. Fattuale, visto che ha preso la parola dalla difesa, cominci la difesa. Beh, Antonio Conte, ragazzi, è l'uomo delle rinascite. Io tra Conte Allegri mi prendo Allegri. Il problema, forse, per il quale la Juventus non ha preso Conte, ma ha preso Allegri, è che Conte chiedeva 15 pipponi all'anno. E mentre Allegri, diciamo che era un po' più conveniente per la situazione Covid. Attacco. Allora, a questa Juve sarebbe servito più Conte di Allegri. Beh, allora, innanzitutto Allegri è l'uomo giusto per questa Juventus e ti spiego subito Perché? perché. Perché Antonio Conte è un allenatore con cui Antonio non Conte puoi l'allenatore. costruire, perché tu non puoi. No, però devo finire di parlare, però. Non mi La devi faccio ripetere parlare, diciamo, sopra. controbattere. Allora, è un allenatore che, con cui non puoi costruire a lungo termine. È un allenatore con cui tu non puoi, società che devi ricostruire, non puoi buttarti su Antonio Conte, perché l'abbiamo visto negli anni, qualsiasi club con cui è andato Antonio Conte, non è durato più di 2 anni. Addirittura è successo pure che è durato meno di 2 anni. Allegri invece è un allenatore che conosce l'ambiente della Juventus, con cui è rimasto legato ai tifosi, con cui Invece Conte no. comunque. No, assolutamente no, ma Non anche conosce l'ambiente non l'ambiente. voleva Antonio Conte, no, no, per come se n'è andato non lo voleva l'ambiente Antonio Conte, come non lo vuole ancora, come lo vuole Però Andrea Agnelli stesso, non lo se stiamo vorrebbe parlando mai. di conoscenze dell'ambiente, Conte conosce molto bene l'ambiente Juve, lo ha dimostrato negli Sì, anni. ma l'ambiente, oh, sì, ma se n'è andato, bisogna anche dimostrare come se n'è andato e di quello che ha fatto alla fine. Un allenatore come Allegri serve a questa Juventus perché... Sì, vabbè, fa finire, Cioè, parla il tu, fatto che te ne parla tu. sia andato Parla e che hai tu, fatto. arbitro, Aspetta, però però. qua non si può parlare, ogni 5 Il minuti mi fatto che te ne è interrompi. andato, il fatto che te ne sia andato vuol dire che non serve. Anche Pogba se ne è andato, servirebbe come il Ma che pane. c'entra Pogba? Ma che c'entra Pogba? Ma che esempi sono questi? Ma scusami, tu hai detto che visto che te ne è andato non serve, perché nell'ambiente non lo No, no, se tu vuoi accetterebbe. tu società che devi costruire non ti butti su Antonio Conte, ci sono tante Perché? prove. Tutte le squadre che L'ho hanno, fatto l'Inter. tutte le squadre che hanno, che ha fatto l'Inter? Ha Che ha costruito con fatto? Conte. Ha vinto lo scudetto dopo Sì, anni. e poi ha dovuto vendere E qui. l'anno dopo tutto, ha dovuto vendere tutto, ha dovuto Ho svendere capito, tutto quanto. ma perché non Non è avevano soldi, che costruire c'entra quello, Conte? non è Ma quello, non è sì, ho quello capito, ma che costruire. c'entra Conte Non con è il fatto quello che tu nell'imposta è piena costruire. di debiti? Costruire è tutt'altro. Se tu vuoi un progetto a lungo termine con un allenatore, con una società, devi essere in coesione con le idee, con l'ambiente e con il presidente stesso. E Allegri è quello giusto. Ma in questo momento la Juventus deve recuperare nel minor Tra tempo la... possibile Esatto, sì, certo. il gap che ha creato Antonio Conte all'Inter, che ha Certo. recuperato nel minor tempo possibile il gap che aveva la Juventus sull'Inter. No, Quindi io ho questo. non ha veramente senso quello che hai detto, te lo spiego bene Perché? brevemente. Perché Cioè, Antonio Conte non è un brevemente. allenatore che va in una squadra che ha bisogno di ricostruire. Antonio Conte ha bisogno attualmente, l'Antonio Conte attuale ha bisogno di una squadra che va a prendere i giocatori che vuole Antonio Conte. La Juventus non può permettersi questo. Ma a questa Juve cosa serviva? Costruire, Costruire, ripartire, ma c'è un ripartire. progetto, con Conte non lo puoi fare questo progetto, non lo potevi mai fare questo Ma progetto. ripartire nel minor tempo possibile a Juventus non può accettare di essere di nuovo accontentarsi di un quarto No, non posto o di un puoi, terzo no, posto. assolutamente non è vero, tu hai bisogno di un lungo periodo di Come non costruire, è perché non puoi vero? ottenere subito risultati all'improvviso, non è quello un progetto, il progetto è costruire qualcosa dalle basi, dalle fondamenta e portartelo avanti alla Ma è vittoria. Conte, è Conte no, Conte l'azienda. 2 anni, non puoi costruire dopo un anno e Conte è mezzo, l'azienda in che un ti anno e tira su le mezzo. fondamenta. L'ho fatto con No, l'Inter. perché dopo ti lascia soltanto strascichi, ogni addio di Conte, soltanto pure guai porta, L'Inter è a solo dei 22 punti, non guai. so quanti punti è post Conte, comunque sta continuando bene. Ovviamente è stato scelto un allenatore come Inzaghi molto simile.
e quindi gli ha permesso di continuare. L'Inter ha cambiato due, tre componenti alla Roma. Ha cambiato totalmente, non è la stessa Inter di quella di Conte, quella attuale. Sì, però il gruppo squadra, lo spogliatoio, la mentalità vincente l'ha trasmessa Conte. E secondo me quello che manca nella Juventus... Quindi stai dicendo che Allegri non trasmette la mentalità vincente, stai dicendo questo? No, non sto dicendo il miglior allenatore della nostra storia della Juventus. Sto dicendo che Conte è il più veloce, è il più veloce nel fare questo. Ha fatto diventare più veloce se gli comprano i giocatori, ma la Juventus attuale con questo blocco che abbiamo avuto quest'anno era difficile. Se vuoi parliamo anche di Europa, perché Antonio Conte l'unica cosa che davvero non sa fare è costruire una mentalità europea, cosa che subito ha ottenuto la Juventus quest'anno e prima nel girone, con i campioni d'Europa nel girone. Però anche Allegri la prima cosa che ha detto è: l'Europa dobbiamo tornare a vincere il campionato. Certo, però anche l'Europa è importante. Se sei in Europa è importante anche rimanere in Europa, certo, perché quello ti porta dei guadagni. Con Antonio Conte non da nessuna parte. Bisogna vedere anche cosa ha fatto Antonio Conte in Champions. Io mi ricordo un Inter che è arrivata quarta in un girone veramente penoso. Ma sicuramente Conte ha tutti i difetti del mondo, ma come ce li ha Allegri? Infatti, quali sono i difetti di Allegri? Beh, Francesco, va bene la costruzione, va bene tutti i problemi attuali, ma attualmente stiamo parlando di una Juventus che dopo 10 partite ha 5 punti in meno di quello obbrobriosa di Pirlo. Quindi Allegri... Che significa? Non devi fare ragionamenti in base Allegri a quanto aveva l'anno scorso. Allegri è un diesel, io non sto dicendo che Allegri è un allenatore che io non voglio. È un semplicemente diesel. Alla Juventus sarebbe servito più Conte per fare due anni... in bomba, recuperare, creare mentalità vincente in giocatori che mentalità vincente non ne hanno attualmente, perché parlavamo prima, sono tutti nuovi e probabilmente la metà non ha vinto quasi nulla, tranne l'europeo, vabbè abbiamo 5 vincitori dell'europeo da quel punto di vista lì, di cui uno però purtroppo va in scadenza e due è uno che non aveva mai giocato alla Juventus fino a quest'anno, non aveva mai giocato alla Champions League e uno che la Champions League l'ha vinta solo. Va bene, Conte poi. Detto questo, Conte è il più veloce per inserire quella mentalità vincente, è il migliore per e poi dover ricostruire fra un anno e mezzo. Mentre tu hai appena detto che Allegri è un diesel, bene, per vincere ci vuole tempo. E visto che è un diesel, con Allegri puoi permetterti di ricostruire a lungo termine. Con Conte no, ogni stagione è diversa. Con Conte vinci però. No, con che Conte vuol dire vinci? Conte però... l'Inter non ha vinto. Però l'opinione parla di questa Juventus. Stiamo parlando di tra 4 anni. Anche infatti questa Juventus, io continuo a citare questa Juventus perché continuo a citare i giocatori attuali. Conte servirebbe come il pane per instaurare mentalità vincente a giocatori anche come McKennie, come Rabiot. Mentalità vincente, ma dipende da che tipo vuoi dire tu di mentalità vincente. Mentalità vincente serve anche in Europa. Non serve solo in gara. E poi mentalità vincente. Intanto... Stai dicendo che Allegri non è un allenatore vincente. Uno che trasmette mentalità vincente. Allegri trasmette la mentalità vincente assolutamente. Okay. Ma continua a ripeterti, forse non hai capito. No, tu che stai dicendo Conte che è più veloce. Ma poi Conte, per sua storia, ha performato meglio nei campionati. Questo dobbiamo sì, ammetterlo. Ma non meglio di Conte. Conte comunque i campionati li ha sempre uccisi molto presto. Allegri pure, che vuol dire? Pure Allegri li ha uccisi i campionati. Ha vinto però, col Milan pure. Però Allegri è due anni fermo, il calcio è cambiato, lui stesso ha avuto difficoltà nella prima partita con i 5 cambi. Insomma, tu non devi pensare che devi vincere lo scudetto. A questa Juventus serve Massimiliano Allegri, perché la mentalità vincente... No, questa Juventus ha bisogno di certezze. Ha bisogno di un gioco bello. La certezza di Massimiliano Allegri. È una squadra disordinata da 2 anni. Viene da 2 anni di squadra disordinata. E Conte ha un'identità di gioco chiara. Non è un allenatore disordinato. Conte Allegri prende 11 titolari e li mette lì. Un mese dove abbiamo preso forse un gol in questi ultimi mesi. Abbiamo preso forse un gol. Prova il corridoio buono! Perin Lopez! Che col destro scende e spinge Simeone! Prova a frustare la Juve. Il destro esploso da Simeone! Conte il primo anno non ha vinto lo scudetto. Tu dici subito vincere. Sì, ma l'Inter non arrivava in Champions League dopo investimenti milionari da un casino di anni. Ha preso Conte. No, ci ha fatto con Spalletti in Champions League, veramente. Sì, allora, scusa, non si è mai giocata lo scudetto l'Inter negli ultimi anni. L'ha fatto solamente con Conte l'anno dopo. Non si è giocata lo scudetto, non è vero. Anche quando c'è stato Mancini qualche anno fa, si stava giocando lo scudetto. Era prima a dicembre.
Vabbè, vabbè, giocarti lo scudetto e giocarti lo scudetto a marzo. Se sei un Allegriano, però dovresti saperlo. Cioè, no, no, io non sto dicendo Allegriano, stiamo parlando di sto parlando della tesi. Sì. Conte ha lasciato la Juve ad Allegri e la Juve ha vinto per altri 5 anni. Sì, quindi Allegri sicuramente costruendo un ottimo, tutta la squadra, un ottimo gestore. Tutto. Allegri gestore, ha lasciato, ma non mi sembra, perché poi ha messo il suo modo di giocare, non è che ha giocato sempre col 3-5-2. Beh, però i migliori anni sono stati fatti non con 3-5-2, con, no, con la BBC, no, nelle partite importanti ha utilizzato, no, la BBC in finale Champions, la BBC non mi sembra, non mi pare. L'anno della Champions giocava trequartista Vidal, non mi sembra, ma una BBC. Di fatto, nei momenti di difficoltà, Francesco, lo sai meglio di me, si mette. No, no, non lo so meglio di te, stai parlando tu. Dopo questa, è stato 10 anni comunque. Dopo questa super citazione, io farei fare gli ultimi 30 secondi sia alla difesa che all'attacco e poi concluderei il dibattito. Lo ripeto e lo ripeterò fino alla fine, Antonio Conte era perfetto per ricostruire questa Juventus da zero, una squadra totalmente nuova, con giovani sicuramente di prospettiva, ma poteva permettere nei suoi 2-3 anni, nei suoi 2-3 anni di super performance, di creare delle basi solide per il futuro, cosa che Allegri, probabilmente torneremo a vincere anche con Allegri, anzi ne sono abbastanza sicuro, però okay, aspettare anni per Allegri secondo me non era il caso. Attacco. Allora, questa Juventus ha bisogno di Allegri, perché è un allenatore che, con cui tu società puoi costruire un progetto vincente, un allenatore che nella Juventus già c'è stato e forse è stato il migliore della storia della Juventus per risultati e continuità. Un allenatore che pian piano sta facendo vedere che ci possiamo scrollare addosso, però aspetta un attimo, io mi sposto troppo. No, no, 15 secondi. Il fatto è che con Allegri noi possiamo avere un progetto a lungo termine, cosa che con Conte non possiamo. Tu bene, costruisci con Conte e poi cosa ti rimane? Nulla, non ti rimane zero, devi costruire di nuovo da capo, cosa che è assolutamente sbagliata. A lungo termine bisogna vincere, non nel breve, e poi non vincere nulla nei primi anni dopo. Perfetto. Dichiaro concluso il dibattito, adesso scegliamo il vincitore. Scegliete il vincitore. Ho vinto io. Non devo scegliere io? No, perché... La chat scelga il vincitore. No. Vinto, dillo però per 2 voti, perché... Sì. Vabbè, ho vinto. Stai zitto! No, tu non devi dire tu. Aspetta, fammelo dire. Ma su YouTube, Francesco, dove lascia... Non hai ancora vinto, aspetta. Fai finta che non hai vinto. Abbassa le braccia. È il vincitore della sfida, Francesco, l'attacco per 2 volte. Perde ancora. Si batte equilibrato. Sì, ancora. Per 2 voti. Ancora. Alla fine, 2 dei pensanti si trovano in giro.